E buongiorno mondo, da il traffico intenso della via dove è ubicato il nostro bed and breakfast, vi aggiorniamo, stiamo andando alla fermata della metro Astoria perché oggi non rimarremo a Budapest. Abbiamo deciso di andare a fare un giro a Szentendre, non so come si pronuncia, comunque Szentendre, paesino caratteristico della zona, raggiungibile con la metro di superficie, la suburbana, quindi adesso capiamo che biglietto dobbiamo fare per fare l'estensione e vi aggiorniamo poi da là. A dopo, buona giornata a tutti. Un poco più di 40 minuti tra la prima metropolitana classica sottoterra e quella di superficie fuori città, siamo arrivati a Szentendre, speriamo di pronunciarlo quasi giusto, non giusto perché è quasi impossibile. Per me c'è una temperatura già che mi permette di levarmi la felpa che sto già schiumando, ma lei dice fa freschino, giusto giusto, sto appena appena bene. Andiamo a prendere un caffettino e via, direzione centro, perché adesso siamo proprio ancora in zona stazione, non è proprio il paesino bello e caratteristico che è. Dai, gambe in spalla e op op op, si cammina anche oggi. Siamo fermati in un localino troppo carino per berci una birra e una limonata alla Simo. Finalmente proviamo anche il langos tipico di questa zona. Lei solo formaggio e io formaggio e panna acida. Buon appetito! Buon appetito! Vediamo il reale. Subito com'è. Buono! Fritto fritto! Questa no? Super fritto! Super fritto! Come le frittelle della fiera. Di più. Il langos l'abbiamo provato e secondo me è molto buono, impegnativo perché è super fritto. Il mio con panna acida era molto più buono di quello della Simo. Lei dice di no, lei dice che mi era più nauseante, ma era molto buono. Adesso ovviamente vogliamo provare anche queste cose qua, i dolci tipo pancake. La gola, quanto fa la gola rispetto alla fame vera? Troppo, io ho già scelto. Ma lo smezziamo? Sì, ma ti propongo due opzioni. Non di più? Tre. L'egoismo fatto a persona. Tre, guarda, eventualmente. Va bene, prova. Noci, vaniglia. Vaniglia mi sa di nauseabondo. Cacao. O semi di papavero. Ma da quello che costa di più. Prendi quello che ti ispira, non quello che costa di meno. Tirchiazza che non sei altro. Mi ispira quello con le noci, di più di tutti. E allora cosa proveremo? Noci. Ma
qualche crepe. Una crepe. Con le noci. Con le dio. Giusto? Sì. Buono. Non è super nauseante con le noci. Un piccicoso però. Sì. Ma è farina di noci. Tipo tritate. Con lo zucchero a velo. Ah no. Non ti piace? Sì. Non me l'aspettavo così. Preferivi Nutella. Forse. Ah beh, ma no. C'è quel dolce amaro delle noci. E questo qui è il solito pancake. Crepe. Budapest e scenderemo qualche fermata prima rispetto al capolinea di questa mattina, perché poi prendiamo il tram direzione Terme. Sì, ho permesso alla Simo un pomeriggio di relax, quindi Terme, siamo lì, non camminiamo, non facciamo i soliti 26.000 passi, 17 km al giorno, perché altrimenti la Simo davvero non viene più in ferie con me, perciò aspettiamo che parta il treno e relax. Forse abbiamo un problema, ma ve lo spieghiamo dopo. Siamo rimasti solo noi sul treno e un'altra ragazza lì. Ma forse saremmo dovuti scendere perché il treno è rotto e lo sto portando al deposito. In ungherese, quindi si è rimasti tutti e tre sul treno. Vediamo dove ci fanno scendere e se riusciamo a ripartire. So we're gonna go in the other direction. Yes. Change the station. Yes, change on the station. Okay. The next train will go. Okay. Sorry. Thank you. Right. Bye. Bye. La questione è questa: ci hanno portato su un binario morto. La stazione è là in fondo. Adesso dobbiamo aspettare un altro macchinista che fa ritornare il treno alla stazione dove possiamo scendere e prendiamo il prossimo treno in direzione Budapest. Però per il momento ci andate di stare qui e non muoversi, perché ovviamente è pericoloso, perché siamo fermi in mezzo ai binari e passano i treni, come potete vedere. In più ho cominciato anche a piovere, mannaggia. Guardate il treno che passa vicino. Ah, là c'è il capotè, magari ci fa aprire, che ci fa salire. Ah no, si fa proprio così, non poteva aprire qui e farsi salire, mannaggia. Ah no, sono dei drivers. Come è salito lui, non poteva far salire noi. Ma che male è. Ci hanno riportato alla stazione più vicina, il treno non riusciva ad andare, quindi ci abbiamo messo un po'. Abbiamo
aspettato il treno successivo e adesso siamo di nuovo in direzione Budapest. Queste qui sono cose da raccontare. Sul momento non sapevamo come comportarci, però alla fine ci hanno salvato loro, i macchinisti, se no saremmo rimasti lì nel binario morto, abbandonati a noi stessi per il resto dei nostri giorni. Vero Simo? C'è. Avevi paura? L'unica cosa è che siamo un po' in ritardo adesso e vabbè, recuperiamo, a dopo, ciao. Forse le nostre disavventure sono terminate. Crociamo le dita perché non si sa mai, ancora la giornata non è finita. Stiamo andando a piedi verso i bagni, come si dice? Seceni. Va bene. Comunque stiamo andando a quei bagni lì. E ovviamente anche il clima, guardate un po', è peggiorato. Ma tanto noi staremo nell'acqua calda a bollire. Siamo arrivati davanti alle terme, sono là in fondo, ma ovviamente la Simo prima di entrare vuole fare la pausa sigaretta. Diteglielo anche voi che non si deve più fumare nel 2024, cosa serve? Spendere un sacco di soldi e rovinarsi la salute? Schifo. No al fumo, schifo merda. Vabbè, 5 minuti e vediamo di entrare. Il ristorante che avevamo adocchiato l'altro giorno, che ci ispirava, l'abbiamo guardato bene ed effettivamente è un bel ristorantino, ma i piatti ci lasciavano un po' così, perplessi. Lei l'aveva trovato già il suo piatto. Voleva prendere gli spaghetti con i gamberetti in un ristorante che fa cucina tipica ungherese, ma no. Stiamo cercando di mangiare ungherese, visto che è l'ultima sera, per non mangiare cose semplici. Il goulash l'abbiamo già provato, l'angus l'abbiamo già provato, non sappiamo ancora cosa provare, però volevamo un posto ungherese. I gamberetti tipici ungheresi. I famosi gamberetti di Budapest, li allevano e pescano nel Danubio. Esatto. Buonissimi, sicuro. Vabbè, comunque, continua la nostra ricerca. Speriamo di mangiare perché sono le 8.41. La scelta è stata fatta più che altro in funzione del prezzo, perché siamo in una zona dove è tutto super caro e quindi abbiamo trovato un posto ungherese un po' economico. Speriamo che sia buono. Simo, sei contenta? Sì, te lo dico dopo però. Diciamo che cominciamo con una dose di vino importante, così se il cibo non è buono almeno lo dimentichiamo. Mi ispira a vedere gli altri piatti, sembrano belli e la gente li sta mangiando di gusto. Non c'è se può. Noi siamo fortunati. Goulash di stinco, ratatouille e zuppa di goulash.
queste sere esageriamo, abbiamo preso persino il dolce, io una apple cake col gelato e Simo le crepe con la Nutella. Guarda come contenta. Ho sentito un odore di cannella. Odore o profumo? Odore. Profumo? Odore. Profumo? Odore. E per digerire tutto cosa fai? Non te la prendi una palinca? Cena direi approvata. La Simo un po' più fortunata del Giappino, perché le sue scelte sono state migliori, ma un po' gliele ho fregate, quindi è andata bene così. E niente, adesso abbiamo fatto l'ultima passeggiata sul lungo Danubio, forse là dietro di me si vede ancora il castello di Buda, e stiamo andando a prendere la metropolitana per tornare in zona B&B per l'ultima della staffa e poi andare a dormire. Domani ultima mezza giornata qui a Budapest e si torna a casa, fine dei nostri 4 giorni e mezzo ungheresi a Budapest e dintorni. Buonanotte, vi aggiorniamo domani.